Ciao, sono un italiano a Vienna. Vorresti aprire una tua pizzeria a Vienna? Ti dico questo perché qua tanti napoletani dicono che sei un pupazzo collegato alla camorra. Ah, caro Giuseppe, innanzitutto ti ringrazio e mi fa molto piacere sapere che ci sono tante persone che mi conoscono anche in Austria. Mi fa meno piacere sapere che il mio nome è accostato alla camorra. Chi è Enrico Porzio? Enrico Porzio è il primo di tre figli di una famiglia che è cresciuta con grandi valori. L'onestà, il rispetto verso le persone e la consapevolezza di ottenere dei risultati attraverso il lavoro. Pensa che mio padre, che ora non c'è più ma al quale sarò sempre riconoscente, per non far mancare niente alla propria famiglia faceva addirittura tre lavori. E io all'età di 13 anni, quando ho capito i sacrifici che faceva mio padre per portare avanti la famiglia, ho iniziato a lavorare. Sì, perché quello che per tanti poteva essere semplicemente un lavoro era, ed è ancora per me, una grande passione. Passione che mi ha spinto addirittura a restare all'interno dei locali anche 15-16 ore, ma perché semplicemente volevo imparare, volevo capire, volevo inventare nuovi prodotti. E tutto questo, dopo un po' di anni di gavetta, mi ha portato nel 2000 ad aprire la mia prima piccola attività, una piccola pizzeria da spotto di 25 metri quadrati. Nel 2012 poi decisi di dare una svolta a quello che era il mio lavoro. Da piccola pizzeria di quartiere decisi di investire nuovamente, ma sempre e solo con le mie forze, in quello che è l'attuale locale e quindi di allargarlo e ristrutturarlo, dotandolo anche di una sala. Ovviamente all'inizio le cose non andavano bene perché il cambiamento iniziava a farsi sentire, soprattutto da un punto di vista economico, però la mia testardaggine e la mia volontà di riuscire nel mio lavoro alla fine mi hanno dato ragione. E all'interno del nostro gruppo di lavoro erano e sono sempre più presenti persone che magari navigavano su strade sbagliate e quindi la pizza anche a loro ha salvato la vita. E questo per farvi capire che non solo io non ho mai avuto nessun tipo di rapporti con la camorra, ma che addirittura raccoglievo dalla strada soggetti a rischio e li inserivo nel mondo del lavoro. L'utilizzo dei social ci hanno dato poi ulteriore fama, non solo a livello cittadino e regionale, ma anche a livello nazionale, permettendoci di aprire diverse sedi e di aprirne ancora a breve. Ovviamente Enrico Porzio da solo non avrebbe mai potuto sviluppare quello che attualmente è il brand e quindi in alcune attività, oggi ne contiamo 16, ovviamente mi sono avvalso dell'aiuto di alcuni soci, ma non investitori, soci lavoratori, ognuno bravissimo nel proprio campo, quindi chi amministrativo, chi organizzativo, chi manageriale, ma sempre solo persone limpide e trasparenti. Sì, è vero, forse investire dei soldi di dubbia provenienza e allacciare rapporti con persone particolari avrebbe reso uno sviluppo molto più rapido e ovviamente remunerativo. Cosa avrei raccontato ai miei figli, ai miei nipoti o alle migliaia di persone che ci seguono ogni giorno sui social? E quindi, mio caro Giuseppe, per concludere, anche in questo caso ci sto mettendo la faccia, perché dietro ad ogni attività in cui c'è scritto Enrico Porzio c'è realmente Enrico Porzio. E ricordati che quando la bocca sparla, il culo brucia. Ciao Giuseppe.